Oggi al Vinitaly, ma non vi ubriacate. No, no, non c'è pericolo, anche perché fra qualche ora dobbiamo allenarci, quindi è il caso di non bere troppo. Sabato c'è un appuntamento importante a Brescia. Sì, è una partita importante prima di tutto per la classifica e perché il Brescia è la nostra diretta rivale, ma soprattutto anche perché fra queste due squadre c'è tanta rivalità da anni, quindi è una partita che noi dovremo affrontare con la giusta concentrazione e con la giusta cattiveria. L'anno scorso indossavi la maglia della Torres, te la ricordi quell'ultima giornata a Brescia, dove avete praticamente lasciato alle lombarde lo scudetto? Sì, mi ricordo, quel ricordo lì è ancora vivo, soprattutto proprio di quella giornata, di quel campo, e quindi io mi auguro anche di potermi rifare un po' con i colori di questa maglia quest'anno. Marta, oggi Vinitaly, però c'è tempo da qui a sabato per smaltire tutto. Ah sì, assolutamente, non beviamo neanche troppo oggi, solo facciamo un po' di pubbliche relazioni qui e facciamo un giro e basta, nel senso oggi pomeriggio abbiamo già allenamento, comunque la strada per Brescia è sicuramente lunga, ma sabato è dietro l'angolo, quindi abbiamo tutta questa settimana per prepararci al meglio e inizieremo oggi nel migliore dei modi. Che partita vi aspettate? Sicuramente una partita molto difficile, una partita dove ci sarà grande agonismo da parte di entrambe le squadre. E sicuramente un campo caldo anche come tifoseria e penso sarà una bella partita, non vediamo l'ora. Insomma, sono quelle partite che aspetti tutto l'anno e finalmente arrivano. Su un pareggio la metteresti la firma? No, io voglio andare lì a vincere, come tutta la squadra, quindi noi andiamo lì per vincere e poi quello che sarà il risultato lo determinerà il campo. Quindi, a fine partita ti potrò rispondere a questa domanda.